Allora Pippo, dove eravamo rimasti? Ma eravamo rimasti all'ultima partita in casa contro Bisceglie. Sono passati tanti anni, però penso che ognuno di noi ha cercato di fare un qualcosa per riportare la pallacanestro a Patti. Grazie soprattutto alla società di promozione che ha continuato in questi anni bui. E grazie a loro ci siamo guardati un attimino in faccia e abbiamo pensato tutti insieme che forse Patti meritava qualcosa in più. E quindi non potevamo stare a guardare. Abbiamo fatto un progetto che è iniziato a novembre del 2013 e è andato avanti abbastanza bene, perché la nostra programmazione alla fine è andata in porto. In un primo momento si pensava di poter chiedere un ripescaggio in C2, cosa che avevamo ottenuto, e poi subito dopo avevamo fatto la richiesta per fare la C1, per ripartire da quel minimo campionato che Patti aveva visto in questi ultimi 25 anni. Quindi con grande piacere il 18 luglio abbiamo avuto la notizia di essere stati ripescati in DNC, ciò significa in un campionato nazionale, e lì sono cominciati i problemi sicuramente piacevoli, però sicuramente ci vuole un grandissimo impegno. Le persone che hanno sposato questo progetto, ciò significa il dirigente con in testa Pietro Fiumanò, hanno cominciato con il sottoscritto a lavorare per costruire una società pronta per fare il campionato di DNC. E adesso siamo qui. Sono un po' emozionato, non ti nascondo. Però sono felice perché a Patti è tornata la pallacanestro che conta. Una squadra molto giovane, parecchi giocatori locali, sai bene che il pubblico di Patti sa entusiasmarsi ma sa anche buttarsi giù, non è magari ancora il tempo di fare promesse, ma che campionato si può fare? Ma prima di tutto vorrei precisare una cosa, all'inizio di questa avventura avevamo pensato di costruire una squadra con più pattesi, però per diversi motivi, per motivi personali, e un paio di giocatori, dico, poi alla fine hanno dato forfè, e quindi abbiamo dovuto costruire una squadra con cinque elementi da fuori, perché in un primo momento si pensava di prenderne solamente due o tre da fuori, però dico, anche avere cinque elementi locali, dopo che la pallacanestro è mancata per quattro anni qua a Patti, e quindi tante cose sono venute a mancare, soprattutto quei giocatori nati all'arco degli anni 94, 95, 96, là dove noi avevamo dei buonissimi elementi, poi alla fine non potendo più praticare la pallacanestro a un certo livello, dico, è normale, dico, che è venuta a mancare la loro crescita. Però dico, noi siamo partiti
facendo tornare un po' alla base Bolletta, Ettaro, i due Sidoti. Abbiamo fatto pure qualche investimento prendendo qualche elemento giovane da Messina, un 98. Quindi stiamo pensando un attimino di ricostruire in primo luogo la base. Abbiamo fatto l'accordo con l'Alma Basket, quindi ci sarà questa collaborazione con la prima squadra e l'Alma. E questo, dico, era un passaggio obbligatorio che bisognava fare. Quindi, rimboccandoci un po' le mani tra quello che si trova con l'Alma e quello che stiamo cercando di recuperare, stiamo ricostruendo un po' tutto il settore giovanile. Faremo il campionato under 19, faremo il campionato under 17, faremo il campionato under 13. Con i ragazzini dell'Alma, e quindi penso che questa sia una base già di partenza a livello di settore giovanile importantissima. Dopodiché la prima squadra penso che sia una squadra giovane, però penso che a patti, chi mi conosce sa che noi qui abbiamo avuto tante squadre giovani. Ce li avevamo quando facevamo la Serie A dilettanti, abbiamo vinto il campionato di Serie B, l'ultimo che abbiamo vinto con una squadra giovane. Siamo retrocessi 3 anni fa quando ne retrocedevano 16, e quindi anche lì, dico, erano due squadre molto giovani. Quindi questa è su quella base lì. Pensate un po' che il giocatore più grande è Filippo Mori. Dopodiché è lo straniero che abbiamo preso, il montenegrino Jovic, che ha 26 anni, il terzo più grande è Sorrentino. Tutti gli altri sono tutti del 93, un 92, tutti 93 a scendere. Quindi abbiamo pensato più che altro al futuro, però attenzione, siamo una squadra che sicuramente in campionato si farà rispettare, perché dobbiamo tenere il nome di questa città molto alto. Poi quello che posso dire è che speriamo che questa diventi la squadra del paese di Patti. Questo è quello che abbiamo costruito, è quello che abbiamo programmato, è il progetto che abbiamo fatto: far sentire ogni cittadino pattese una parte integrante di questa società e di questa squadra. Questi giovani hanno bisogno del calore della gente, però posso dire che in questi giorni, anche se sono pochi di lavoro, solamente un mese e mezzo che siamo all'opera, abbiamo visto che la gente è felicissima e contentissima che la squadra di pallacanestro è tornata a Patti, perché riempie anche una parte della loro vita, che può essere la domenica per incontrarsi al palazzetto o quando si portano i figli a fare pallacanestro, ma soprattutto rivedersi e poter parlare anche nei bar, in qualsiasi posto, in piazza, laddove ci sono i punti d'incontro, di nuovo di pallacanestro. Il nostro compito è quello di farli affezionare, di farli divertire, promuovendo una buona pallacanestro. Pensiamo pure che Il nostro sforzo sarà ricambiato con l'affetto e con la partecipazione della gente. Grazie, in bocca al lupo.